Cosa succede? Guarda! Diavoletti? Hai visto? Hai sentito? Diavoletti, avete sentito? Chi è? Chi è? Cos'è appena successo? Diavoletti, ma perché stava suonando l'allarme? Ma adesso lasciate un mi piace se volete essere salutati! Avete lasciato un mi piace? E adesso riuscite a commentare in 3 secondi con un cuore rosso? Dai, aprite i commenti! 3, 2, 1... Avete commentato in 3 secondi con un cuore rosso? Ma come avete fatto? Siete super bravissimi. Ok, adesso controlliamo tutti i commenti. Controlliamo tutti i commenti. Salutiamo, salutiamo Loredana, ciao Loredana. Ciao Loredana. Ok, Ianto, ma perché l'allarme stava... Vinci, perché l'allarme stava suonando? Sì, avete sentito tutti quest'allarme? Questo potrebbe significare che l'hotel ha voluto avvisarci che qui si è intrufolato qualcuno. Cosa? Vinci, esatto. Io non ho capito, ma perché stava suonando l'allarme? Perché forse nel nostro hotel si è intrufolata Amanda l'avventuriera? Ah, Vinci, non dirlo! Non nominare Amanda l'avventuriera! Beh, potrebbe essere probabile. Ok, diavoletti, qui dentro potrebbe esserci qualcuno. Forse si nasconde sotto il letto? Tu dici, controlla. No, sotto il letto non c'è nessuno. Diavoletti, dobbiamo stare molto attenti. Tutti, avete sentito tutti l'allarme? Oh no, c'è qualcuno qui. Oh, diavoletti, e se si nascondesse Bambam? Chissà, forse è entrato Bambam nel nostro hotel. Nella vita reale, cioè Bambam! Tu dici che è entrato Bambam nella vita reale nel nostro hotel? Potrebbe essere probabile. Oppure Slow Celine, che è proprio lì, molto aiuto. Sospetta. Okay. Oppure forse lo sceriffo, guarda che è proprio lì. Oppure SpongeBob pauroso? Diavoletti, è entrato qualcuno perché stava suonando l'allarme. Avete sentito quando abbiamo iniziato il video? Esatto, quindi regola numero 1. Non aprire la porta se qualcuno bussa. Vieni qui. Vinci, guarda. Ma chi è, diavoletti? Ciao Vinci, oggi dovete girare la ruota paurosa di carte Novu Benben. Cosa? Per cosa? Se non la girate, succederà qualcosa di brutto. Cosa? Girate subito la ruota, usciranno delle cose molto paurose. No, Vinci, questa è la ruota. Guarda, Bambam. Attenzione, ruota paurosa. Questa è una ruota paurosa e noi dobbiamo girare questa ruota paurosa perché l'ha detto Bambam. No, Vinci, io non voglio farlo. Dobbiamo immediatamente girare questa ruota paurosa, l'ha detto Bambam e ha detto anche subito. No, Vinci, io non girerò questa ruota. Non girare mai questa ruota, potrebbe succedere qualcosa di brutto. Eh sì, perché non farlo, Vinci, non farlo. Lì okay. C'è scritto proprio attenzione ruota paurosa, ma Bambam è stato molto chiaro. Vinci, io non voglio girare cosa quella ruota. Cosa vuoi disobbedire a Bambam? No, io non voglio girare questa ruota. Diavoletti, potrebbe succedere qualcosa di brutto. Io potrei essere rapito. Vinci, potrebbe essere rapito. Il nostro cagnolino potrebbe essere rapito. Tutti potremmo essere rapiti. Ok, Ianto, ma hai sentito l'allarme? Hai sentito Bambam? L'allarme era di colore rosso? Quindi non ti dice niente tutto questo? Quindi Bambam è qui, diavoletti? Bambam è proprio qui dentro? Ehi, Bambam, tu sei qui dentro con noi? Sì. Sì? Come l'ho detto? Scusa! Diavoletti, perché Bambam è qui? Perché Bambam è qui? Cosa vuole? Comunque io non voglio girare questa ruota. Chi è adesso? Perché non volete farlo? Tanto. Fatelo subito. Subito. Dovete subito girare la ruota. Cosa? E se aspettiamo un minuto? No, non aspetteremo neanche un minuto. Neanche un minuto, subito. Dovete girare la ruota. Avete poco tempo. Oppure... O vi rapiremo. Vi rapiremo? Diavoletti? Ok, lo ha detto anche Hopi la Bird. Lo ha detto anche Hopi la Bird. Ha detto, sì, ha detto. Vorresti disobbedire anche ad Hopi la Bird? No, non possiamo disobbedire a Bambam e ad Hopi la Bird. No, potrebbe succedere qualcosa di brutto. Dopo è fin troppo, perché stai già disobbedendo due mostri di Garten o Bambam. Non possiamo disobbedire ai mostri di Garten o Bambam. Quindi giriamo subito questa ruota adesso. Ok. Neanche un minuto. Ha detto Hopi la Bird, neanche un minuto. Quindi questo significa che dobbiamo subito girare questa ruota. Ok.
Ok, diavoletti, dobbiamo stare molto attenti perché questa volta dobbiamo girare la ruota di Garten Obenben. E qui c'è scritto anche attenzione ruota paurosa, quindi questo non è d'aiuto perché questa ruota è paurosa e noi dobbiamo girare questa ruota. Ok, diavoletti, adesso gireremo questa ruota. Chissà cosa succederà. Secondo voi, diavoletti, cosa uscirà? Qualcosa di brutto? Inizi tu o inizio io? Inizio io, diavoletti, okay. Inizio io. Oh, no. Ok, diavoletti, giriamo subito la ruota. Oh, chissà cosa uscirà, non voglio neanche guardare. Ok, diavoletti. Io non guardo. Cosa? Cos'è uscito? Dici? Cosa dice? Cosa vuole? Cosa è uscito? Risolvete 3 indovinelli? Questa è la prima sfida? Vabbè, dai, poteva capitare di peggio. Ok, Vinci, adesso dobbiamo risolvere 3 indovinelli. Oh, dobbiamo no. Subito risolvere 3 indovinelli. Aspetta, speriamo non siano indovinelli difficili, altrimenti potremmo sbagliare e dopo la Bird e Bamban potrebbero bussare alla nostra porta per poi rapirci. No, Vinci, io non voglio essere rapito e non voglio che ti rapiscano. E allora dobbiamo risolvere questi 3 indovinelli, Vinci, lo dice la ruota. Un messaggio. Cosa dice? Vinci, guarda, Opi la Bird mi ha inviato un messaggio. Se sbagliate un indovinello, vi rapiremo. Oh, lo sapevo. Sono 3 gli indovinelli da risolvere. Noi dobbiamo risolverli tutti. Vinci, ecco il primo indovinello. Oh, ecco no. Il primo indovinello. Ok, adesso concentrati. Attiva la tua mente, io attivo la mia. E noi insieme riusciremo a risolvere i 3 indovinelli super difficilissimi di Garten Obenben. Dobbiamo farcela. Questo è il primo, diavoletti, voi aiutateci, restate con noi. Aiutateci, bene i vostri occhi. Aiutateci, diavoletti, perché se sbaglieremo un indovinello, noi verremo rapiti. Tranquillo, non io non voglio essere rapito, sì. E non voglio che rapiscano Vinci. Tranquillo, okay. Dai. Il primo lo faccio io. Allora, qui c'è il colore arancione, sì. Ed è un cerchio arancione, poi? Sì. E qui c'è una medusa più un cerchio arancione. Si parla di Garten Obenben. Sì. Chi è questo personaggio, diavoletti? Riuscite a risolvere questo indovinello? È super facile. Questo è Stinger Flynn, la medusa di Garten Obenben. Vinci! Esatto. Ho indovinato! Guarda, è Stinger Flynn, la medusa di Garten Obenben. Aspetta, ma qui la medusa di Garten Obenben sta nuotando? Sì, sta nuotando. Ok, diavoletti, abbiamo risolto il primo indovinello. Adesso... mancano 2 indovinelli e noi dobbiamo risolverli. Cosa Vinci? C'è? Super impossibile? Guarda questo! Ok, questo è super impossibile. Diavoletti, dobbiamo trovare Bamban diverso? Sì, fra tutti questi Bamban c'è un Bamban diverso? Fra tutti questi Bamban completamente uguali? Questi sono completamente uguali. Dov'è il Bamban diverso? Voi vedete il Bamban diverso? Ok, diavoletti, attenzione. Io non riesco a vedere Bamban diverso. Dobbiamo stare molto attenti. Questo è uguale a questo? Sono uguali perché hanno la lingua, gli occhi. Sono praticamente la copia. Ok, questi sono uguali. Questi sono uguali, questi sono uguali, diavoletti, non trovo niente. Oh no, sembrano essere tutti uguali, Anto. L'indovinello è super difficile, ma io non voglio sbagliare. Ok, mi sembra di aver visto qualcosa qui. Anche a te, Vinci? Dove? Qui! Oh, sì! Guarda, questo Bamban è completamente diverso perché non ha i cappellini. Non ha i cappellini? Abbiamo trovato Bamban diverso, è proprio questo. È questo? Quello senza cappellini. Vinci, questo è diverso. Ce l'abbiamo fatta. Sì, questo è Bamban diverso perché non ha i cappellini, guarda. Guardate, diavoletti, non ha i cappellini, non ha proprio questi cappellini. Questo è il terzo indovinello. Cosa dice? Questo lo risolvi tu, questo risolvilo okay, tu. Ok, io aspetta. Non lo so. Allora c'è un cerchio viola, poi qui c'è un serpente. Sì, viola più serpente, chi è questo mostro? Un serpente viola? Sì, un serpente viola, ma un nome, devi dare un nome. Ha un nome, ok. Chi è? Diavoletti, riuscite aspetta, ad indovinare? Aspetta, possiamo aiutarci con tutta quella collezione intera di Garten Obenben. Ok, adesso cerco un mostro viola, serpente, esatto. Ok. Questo! No, questo non è un serpente, questo è Long Joe. Non puoi sbagliare, secondo me, ci sono dei tentativi. Quindi non sbagliare, no, non è questo non è un serpente. Allora... Vinci, l'ho trovato, questo è un serpente ed è viola. Silent Steve. Questo è Silent Steve.
Diavoletti? Silent sì, Hill! Sì, ce l'abbiamo fatta! Sì, abbiamo indovinato! Abbiamo indovinato! La okay. nostra collezione di peluche di Garten of Ben è servita molto. Sì, ok, Diavoletti, ma adesso noi dobbiamo continuare a girare la ruota! Io non voglio girare la ruota! Adesso sono capitati gli indovinelli, ma potrebbe capitare qualcosa. Tanto dov'è che vai? Non puoi rinunciare a tutto questo! Bam Bam e Opila Bird potrebbero venire a rapirci. Ok, allora vieni, giriamo la ruota qui. Okay. Giriamo proprio la ruota qui. Hai cambiato postazione? Ok, magari ci sentiamo molto più nuovi e quindi adesso risolveremo tutto, tutto quello che ci capiterà. Cosa? Ecco la ruota. Ok, tieni un attimo la telecamera perché adesso tocca a me. Adesso tu vuoi girare la ruota? Ok. Tocca a me. Vinci sta per girare la ruota. E se facessi capitare qualcosa di molto difficile, ho molta paura, ok? Vinci. Ok, Vinci ha girato la ruota. Vinci ha girato la ruota. Qualcosa di facile, dai, ruota. So che sei paurosa, ma fai capitare qualcosa di facile. Cosa? Vinci? Trovare 3 Captain Fiddles colorati. Questa è la sfida? Trovare 3 Captain Fiddles colorati? E dove sono questi 3 Captain Fiddles colorati? Io non li vedo da nessuna parte. Ok, Diavoletti, ma noi dobbiamo completare. Noi dobbiamo completare tutte le sfide di questa ruota. Se no, verremo rapiti. Ok. Ehi, mi sentite? Sì. Dovete trovare i 3 Captain Fiddles colorati. E Captain Fiddles che c'è? Trovateli subito. Altrimenti? Se non li trovate, io entrerò nella vostra casa. Aprite la porta, guardate. Andiamo a guardare fuori la porta. Diavoletti. Adesso ci si mette anche Captain Fiddles. Vuole anche Captain Fiddles entrare in casa nostra o no? Vici, dobbiamo trovare i 3 Captain Fiddles colorati nascosti in casa nostra. Il prima possibile, aggiungerei, perché... Adesso dobbiamo guardare cosa c'è fuori la porta. Diavoletti, ma secondo... Ma io ho paura. Vinci, potrebbe esserci Captain Fiddles. Dobbiamo seguire tutto quello che dicono i mostri di Garten of Ben. Quindi adesso dobbiamo aprire quella porta. Apriamo quella porta e basta. Ok, e se fuori quella porta ci fosse Captain Fiddles? Noi non abbiamo ancora trovato i 3 Captain Fiddles colorati, potrebbe rapirci. Sì, potrebbe rapire il nostro cagnolino. No, adesso prendo subito il nostro cagnolino, così lo mettiamo in salvo. Ok, in braccio. Il nostro cagnolino deve stare in braccio. Oh, che carino. Okay, dobbiamo aprire questa porta, anche se io non sono assolutamente d'accordo con te, Anna. Chissà chi c'è qui fuori. Diavoletti, certo, apriamo questa porta. Potrebbe esserci Bambà. Che potrebbe rapirci. Ok, vediamo, vediamo. L'ha detto Captain Fiddles. Ok, ti aiuto. Captain Fiddles, sei tu? Ok, Vinci, chiudi la porta. Ok, Diavoletti, Sapevo che qui fuori c'era Captain Fiddles. Diavoletti, qui fuori c'è Captain Fiddles. Dobbiamo stare molto attenti. Molto attenti e dobbiamo subito trovare i 3 Captain Fiddles colorati. Ehi, Captain Fiddles, ci dici dove sono i 3 Captain Fiddles colorati? Non lo so, dovete trovarli voi. Avete poco tempo. Cosa? Abbiamo anche poco tempo? Tu non ci dai neanche un indizio. Diavoletti, dobbiamo trovare 3 Captain Fiddles colorati, quindi ricordate questa forma, ma devono essere colorati, cioè di un altro colore, verde, rosa, giallo. Esatto, perché il vero colore di Captain Fiddles è il blu. Sì, è blu. Guardate, è proprio blu e noi dobbiamo trovare i Captain Fiddles colorati. Wow, mai visti prima d'ora e adesso noi dobbiamo trovarli, guarda caso. Sì, dobbiamo trovarli tutti, Vinci. Forse il primo Captain Fiddles colorato si nasconde proprio sotto questi cuscini, quindi non ci resta altro che controllare. Ho molta paura. Ok, controlla, Vinci, controlla. Cosa? Cosa? Vinci, hai alzato questi cuscini e hai trovato un Captain Fiddles colorato arancione. Diavoletti, Vinci ha alzato questi cuscini e ha trovato un Captain Fiddles arancione. Non me l'aspettavo, è stata la prima cosa che ho fatto, la prima cosa che mi è venuta in mente. Guardate caso, ho trovato Captain Fiddles arancione molto raro. Ok, Vinci, mettiamo il primo Captain Fiddles colorato qui dentro. Cos'è questo suono? Ok, adesso mancano gli ultimi 2 Captain Fiddles colorati. Vedi, Anto, forse Vinci, si nascondono. Ma aspetta, non è meglio guardare un po' di TV? Dai, non cerchiamo nessun Captain Fiddles. Guardiamo un po' di TV. Dov'è il telecomando? Non possiamo guardare un po' di TV. Beh, il telecomando te lo prendo, ok? Forse si trova qui. Oh no, forse...
Vinci? Il telecomando? No, non è il telecomando. Aspetta, questo. Ma si sta mimetizzando? Diavoletti, lì c'è un Captain Fiddles che si sta mimetizzando con la TV. Si sta mimetizzando, vuole nascondersi. Vinci, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo trovare i tre Captain Fiddles colorati oppure Captain Fiddles che sta bussando, lo senti? Sta bussando, ci rapirà. Ok, il secondo Captain Fiddles è proprio lì, con molta cautela. Vinci? Questo è il secondo Captain Fiddles ed è grigio. Ed è super raro. Eh sì, è super raro. Ok, mettiamolo qui dentro. Diavoletti, abbiamo trovato due Captain Fiddles colorati, arancione e grigio. Secondo me l'ultimo sarà molto difficile da trovare, non credi? Sì, molto. Ok. Cos'è questo suono? Secondo Captain Fiddles colorato trovato. Ok, diavoletti, qui c'è la pallina del nostro cagnolino. Aspetta, ci sono. Dobbiamo controllare una zona che non abbiamo mai controllato. Dove? Mm-hmm. In bagno? Vinci? Questa è una lampada, potrebbe essere qui dentro. Controllate, diavoletti. Guardate con i vostri occhi e avvisateci. No, Anton, non c'è niente qui dentro. Ok, Vinci. Non ci allora, resta altro che andare in bagno. Andiamo a controllare il bagno, che devo fare anche plin plin. Ok, potrebbe esserci il terzo Captain Fiddles colorato. Sì, vado un attimo, Vinci, vado un attimo a fare plin plin. Ti aspettiamo qui? Io ho veramente molta paura. Cosa succede? Vinci, guarda, io volevo fare plin plin, ma qui c'è un Captain Fiddles colorato. Ma guarda. Cosa? Diavoletti? Captain Fiddles rosa? Wow, dello stesso colore di Opila Bird, ma è super rarissimo! Sì, è super rarissimo, diavoletti, guardate! Non ho mai visto Captain Fiddles rosa! No, è super rarissimo e guardate i suoi denti, sono proprio dei denti da vampiro! Ok, Vinci, vieni qui! Dobbiamo completare questa sfida perché Captain Fiddles è fuori la nostra porta e il nostro cagnolino è lì che vuole proteggerci! Oh, che carino, è proprio lì che vuole proteggerci dalle grinfie di Captain Fiddles! Che carino! Ma Captain Fiddles non entrerai perché noi qui abbiamo il terzo Captain Fiddles colorato. Ecco fatto. Oh, non ti preoccupare, non c'è più nessuno qui fuori. Ok, Vinci, apri la porta e controlliamo. Con i tre bottini, perché questo è il nostro tesoro, lo abbiamo trovato. Ok. Captain Fiddles, ecco. No, Vinci, Captain Fiddles è sparito. Guarda. È proprio sparito. Ok, Anton, lasciamo questi tre Captain Fiddles colorati qui fuori. Magari Captain Fiddles passa e se li prende. Ok, mettili qui fuori. Vinci, attenzione. Vinci ha lasciato i peluche lì fuori. Diavoletti, spiamo. Spiamo. Cosa? Vinci! Stai sentendo? Cosa succede? Vinci, apri! I peluche sono spariti, ok, chiudi la porta. Ok, Captain Fiddles ha preso i suoi peluche colorati, ma adesso dobbiamo girare la ruota ancora. Oh, dobbiamo continuare a girare la ruota, Vinci, basta! La challenge non è finita. Infatti potrebbe succedere qualcosa di brutto, quindi continuiamo a girare la ruota. Vinci, siamo pronti. Diavoletti, chi è che mi sta inviando un messaggio? Cosa? Adesso chi è che vuole parlarci? Diavoletti? Continuate a girare la ruota. Per quanto tempo? Sì, per tutta la giornata. Cosa? Per tutta la giornata? Ma Bambam, non possiamo girare la ruota per tutta la giornata. Non possiamo girare questa ruota paurosa per tutta la giornata. Ma cosa dice Bambam? Ok, Vinci, adesso tocca a me, tocca a me. Ok, dai, gira questa ruota che già ne ho abbastanza. Non voglio più girare questa ruota. Queste sfide sono molto difficili e molto spaventose. Hai visto? L'ultima volta che abbiamo girato la ruota, Captain Fiddles si trovava fuori la nostra porta. Ok, Vinci, è molto spaventoso. Tutto questo è molto spaventoso e qui ci sono tantissime task di Garten Nobenben. Noi adesso gireremo la ruota. L'hai fatto davvero? Sì, vediamo cosa esce, vediamo cosa esce. Cosa? Scoprite chi ha rapito il vostro cane. Dov'è il nostro cagnolino e cos'è stato? Vinci, dov'è il nostro cagnolino? Il nostro cagnolino era nella sua cuccia, era vicino alla sua ciotola. Cosa? Oh no, dobbiamo scoprire chi ha rapito il nostro cagnolino?
Oh no! Questo dov'è? È terribile! Il nostro cagnolino è stato rapito! Da chi? Non lo so, dobbiamo scoprirlo, dobbiamo scoprirlo! Chi di voi ha rapito il nostro cagnolino? Oh no, diavoletti! Potrebbe essere stato questo mostro! Potrebbe essere stato Jojo Charles! Oppure potrebbe essere stato Gary! No, oppure Gary no! Il mammut di My Singing Monster! Aiuto, aiuto! Oppure Hunter Team! O la lumaca di Garten No Ben Ben! Potrebbe essere... Perché dici sempre ciao? Potrebbe essere stato chiunque. SpongeBob pauroso, SpongeBob. Sì, probabile. Oh, diavoletti, dobbiamo stare molto attenti, molto attenti. Chi adesso... ha rapito il nostro cagnolino? Sono molto triste. Dobbiamo scoprire chi è l'impostore. Dobbiamo scoprire chi ha rapito il nostro cagnolino, Vinci. Non piangere, non piangere. Siamo molto tristi. Molto. Ma adesso... tristi. Oh, è stato Silent Steve? Silent... No, ha detto no. Ok, Silent Steve. Ok, Bam Bam, sei stato tu a rapire il nostro cagnolino? Sì, perché Bam Bam è stato l'ultimo personaggio che ci ha parlati da quel telefono, quindi sei stato tu? Bam Bam, sei tu? No. No, ok. Oh, diavoletti, non è stato nessuno! Chi è stato a rapire il nostro cagnolino? Nessuno dirà chi ha rapito il nostro cagnolino, Anto. Adesso resteremo senza il nostro cagnolino questo, per sempre. Questo, Vinci, questo è il gioco del nostro cagnolino. Che carino, mi manca molto. Oh, ok. È stato... Forse è stato Jumbo Josh che si nasconde dietro quel quadro. Ok, prendi Jumbo Josh e chiediglielo di persona. Jumbo Josh, sei tu l'impostore che ha rapito il nostro cagnolino? No. No, anche Jumbo Josh non è... Forse Stinky Joel che si nasconde proprio dietro quel... Popular Bird. Ehi, Stinky Joel, sei tu? No. No. Ok, diavoletti, forse è stato Coach Pickles. Oh, Coach sì, Pickles, Coach sei tu? Pickles. Eh sì, diavoletti, potrebbe essere Coach Pickles con la sua proboscide ha preso il nostro cagnolino e ha rapito il nostro cagnolino. Sei stato tu? No. No? Ok, allora secondo me è stato Chef Pinkster. Con la sua bocca mega gigante e con i suoi quattro Vinci. Occhi. Perché dietro Chef Pigster ci sono... c'è un disegno di un cagnolino qui. Sì, guarda, io voglio... C'è scritto qualcosa dietro la schiena di Chef Pigster. Io voglio e poi la rappresentazione di un cagnolino. Sì, questo è un disegno di un cagnolino. Io voglio... Adesso mi è tutto chiaro, io voglio un cagnolino. Chef Pigster voleva un cagnolino e quindi... Cosa? È vero, è vero. È vero? Chef Pigster, ridacci subito il nostro cagnolino. Cosa? Vinci? Oh, il nostro cagnolino è tornato! Oh, abbiamo salvato Hope, diavoletti! Oh, Vinci, abbraccia il nostro cagnolino! Sì, dai, fammi abbracciare il nostro cagnolino! Che carino, diavoletti! Il nostro cagnolino Chef Pigster! Ed era stato rapito da Chef Pigster! Chef Pigster! Sei tu l'impostore! Non è il tuo cagnolino, non prenderlo mai più! Ok, povero Chef Pigster. Mi dispiace molto, prendi Chef Pigster, il nostro cagnolino vuole dargli un bacino. Vuoi dare un bacino a Chef Pigster, Rob? Vinci? Mm-hmm. Ha dato un bacio a Chef Pigster? Ok, abbiamo risolto questa task, ma adesso cosa potrebbe succedere? Il nostro cagnolino è stato rapito, ma io potrei essere rapito. I prossimi potremmo essere noi, dobbiamo subito girare la ruota, non abbiamo tempo da perdere, hai sentito, babà? Ok, Vinci, adesso tocca a te, gira la ruota. Diavoletti, ecco adesso fatto. Vinci sta girando la ruota. Cosa capiterà adesso? Diavoletti? Cosa capiterà? Aiuto, aiuto, cosa? Aiutare Opila Bird? Dobbiamo aiutare Opila Bird? Ehi, ho avuto un incidente. Ho avuto un incidente. Volete sapere com'è successo? Come è successo? Sono caduto mentre volavo. Cosa? Adesso sono tutto sporco. Oh. C'è qualcuno che mi aiuta? Ci siamo noi. Ok, diavoletti, la task è proprio aiutare Opila Bird che ha avuto un incidente. È caduto mentre volava. Sì. Oh, poverino Anto. È caduto mentre volava. Vinci? Opila Bird è molto triste, è caduto a terra. E adesso sta piangendo, guarda che carino. Sì, Opila Bird sta piangendo, è molto triste, dobbiamo subito aiutare Opila Bird. Proprio tutto sporco. Ok, andiamo alla ricerca di Opila Bird. Vinci, Opila Bird, dove guarda sei? Vinci, guarda Opila Bird dove si trova. Oh no.
Vinci? Hopi la Bird, è tutto sporco, tutto sporco! Dobbiamo subito dare una sistematina ad Hopi la Bird, che adesso è in pessime condizioni. Eh? Sta piangendo? Che carino! Oh, Vinci! Oh, Hopi la Bird qui era molto felice, guarda! Ma adesso è molto triste, adesso è molto triste! Sì, perché è in pessime condizioni. Diavoletti, adesso dobbiamo fare un bel bagnetto ad Hopi la Bird! Esatto! Ok, diavoletti! Oh. Hopi la, non volare! Hopi la! Hai bisogno di questa lavata, ok? Hopi la, basta! Non muoverti! Ci stiamo prendendo cura di te, ci stiamo prendendo cura di te! Ok, diavoletti! Stiamo lavando Hopi la Bird! Stiamo proprio lavando Hopi la Bird! Così okay? Si sentirà molto meglio! Laviamo l'ala, guardate! Sto lavando l'ala di Hopi la Bird! Tanto guarda le zampette, sono tutte sporche! Ok, adesso prendiamo le zampette! Diavoletti, stiamo lavando le zampette! Ok, Hopi la, non muoverti, non muoverti! Dai, Hopi la! Diavoletti, stiamo lavando i piedini di Hopi la, ok? Ecco, sono veramente tutti sporchi perché Hopi la è caduto mentre volava. Oh, si sarà fatto malissimo. Ok, diavoletti, è quasi tutto pulito, quasi tutto pulito. Ok, abbiamo bisogno di un asciugamano? Minci, ti sembra come nuovo Hopi la Bird? Mi sembra come nuovo tutto quello di cui ha bisogno e di un asciugamano. Ok, Hopi la Bird, sei come nuovo! Come nuovo, dai, mettiamo Hopi la Bird nell'asciugamano. Portiamo subito Hopi la Bird a dormire, dai. Vieni, Vinci, vieni. Ok, adesso Hopi la Bird deve dormire. Quindi, Hopi la, mettiti proprio a letto. Guardate, diavoletti, stiamo mettendo Hopi la Bird a letto. E adesso dobbiamo aspettare che si addormenti. Sì, dobbiamo aspettare che si addormenti. Forse Bam Bam può cantare la ninna nanna. Diavoletti, ok, secondo me funzionerà. Dai, Hopi la, non continuare a piangere. Adesso ti addormenterai. Guardate, Hopi la sta continuando a piangere. Asciughiamo le lacrime ad Hopi la Bird. Oh, dai, Hopi la, non piangere, basta. Bam Bam, ti stiamo chiamando. Bam Bam, ok, Bam Bam, devi cantare. Oh, Hopi la Bird sta dormendo. La ninna nanna ha funzionato. E vai, Vinci, guarda, sta dormendo. Adesso dobbiamo fare silenzio, Hopi la Bird potrebbe svegliarsi. Sì, potrebbe svegliarsi. Bam Bam! Ha funzionato. Sì. Sta dormendo. Sì. Sì. Ok, la ninna nanna di Bam Bam ha funzionato. Adesso Hopi la Bird sta dormendo sotto quelle coperte. Ma noi non dobbiamo dormire, dobbiamo continuare a girare questa ruota. Adesso tocca a te, Anto. Tocca a me, Vinci, ma io non voglio continuare a girare questa ruota. Devi, l'ha detto Bam Bam, ti ricordi? Ok, Vinci, ma se succedesse qualcosa di più brutto, di più grave? Potrebbe, ma noi dobbiamo girare la ruota. È il nostro compito. Dobbiamo seguire tutto quello che i mostri di Garten o Ben Ben ci dicono. E questo è quello che ci ha detto Bam Bam e Hopi la Bird. Ok, 3, 2, 1. Adesso tocca a me, diavoletti, tocca a me. Diavoletti, adesso cosa uscirà? Cosa uscirà? Diavoletti, aiuto? Aiuto? Cosa? Aprite Super Mario? Super Mario che? Adesso cosa c'entra Super Mario? Cosa c'entra Super Mario con Garten o Ben Ben? Vinci? Guardate, diavoletti! Questa è la scatola misteriosa di Super Mario! Anto, guarda, qui c'è Super Mario pauroso! Aspetta, Vinci! Vinci! Questa è la scatola misteriosa di Super Mario? Super Mario pauroso, cosa ci fai qui? Ok, diavoletti, dobbiamo aprire la scatola misteriosa di Super Mario. Tanto guarda. Oh, aiuto, diavoletti, questo è Super Mario pauroso? Oh no, ho veramente molta paura. Perché dobbiamo aprire questa scatola? Io non voglio aprire questa scatola. Perché dobbiamo farlo? Ok. Ma poi questa è una scatola misteriosa, noi non sappiamo cosa si nasconde qui dentro perché ci sono tantissimi punti interrogativi. Sì, ci sono tantissimi punti interrogativi. Ok. Vinci, dobbiamo farlo perché l'ha detto la ruota, l'ha detto la ruota di Garten o Ben Ben. E adesso dobbiamo farlo. Apriremo la scatola misteriosa di Super Mario pauroso. Diavoletti, ma cosa c'è qui dentro? Qui dentro ci sono tantissime cose. Wow, Vinci, guarda!
Wow! Che bello! E qui c'è anche un palloncino di Super Mario su Yoshi. Vinci, guarda quanti personaggi sono usciti! Che belli! Wow! Oh, Vinci, qui c'è Yoshi! Che bello, Yoshi! Oh. E qui c'è un water di Yoshi. Ma cosa significa? Guarda, qui ci sono dei lecca-lecca. Ok, apriamo il water di Yoshi, vediamo cosa si nasconde qui dentro. Vinci, non aprire niente. Cosa? Ok, qui c'è dello zucchero perché praticamente si prende questo lecca-lecca e si immerge. Ma non farlo adesso, dai, non è il momento. Diavoletti, ci sono veramente tantissime cose. Le caramelle di Super Mario. Poi qui c'è il peluche di Super Mario. Guarda, sembra molto arrabbiato. Vinci, cos'è questa maschera? Una maschera di Yoshi, adesso sono Yoshi. Ciao Vinci Yoshi. Ok. E qui c'è una maschera di Bowser. Oh, voglio provarle tutte. Ok. Vinci? Adesso sono Bowser. Sì, sei Bowser. Ma dai Vinci, togli questa maschera, togli questa maschera. Okay. Vinci? Perché questa maschera non si toglie? Perché questa maschera non si toglie? È rimasta attaccata al mio viso. Oh no! Vinci, toglila! Cosa? Vinci adesso è Bowser? Oh no! Perché è successo questo? Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa! Come faccio, diavoletti? Come faccio? Vinci adesso è Bowser e deve tornare? Vinci? Diavoletti, non può essere Bowser per sempre. Quindi dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa. Forse qui dentro c'è qualcosa? No, ci sono solo cose di Super Mario. Ci sono cose di Yoshi. Oh, ci sono tantissime cose di Super Mario. Oh, qui c'è una maschera di... un fungo? È Todd! Sì, è proprio Todd, ma non mi serve, non voglio trasformarmi in Todd. Diavoletti, dobbiamo subito trovare qualcosa. La statuetta di Super Mario? Forse può dirmi qualcosa? Ehi, Super Mario, come faccio a far tornare Vinci, un essere umano? Devi scoppiare il palloncino giusto. Devi scoppiare il palloncino giusto? Cosa? Diavoletti, qui ci sono due palloncini? E noi dobbiamo scoppiare il palloncino giusto se vogliamo che Vinci torni un essere umano? Ok, questo, secondo me il palloncino giusto è rosso. Eh sì, secondo me il palloncino giusto è quello rosso. Sì, diavoletti, perché il rosso è proprio il colore del cappello di Super Mario. Rosso! E poi tutta la scatola è rossa. Sì, secondo me... rosso, il palloncino rosso è quello giusto. Scoppiamo questo. Diavoletti? Il suono della vittoria? Vai! Abbiamo scoppiato il palloncino giusto. Guardate, e dentro il palloncino abbiamo trovato Todd. Ciao Todd. Cosa? Vinci? Cosa? Togliti questa maschera. Eri proprio Bowser, eri Bowser. Perché quella maschera non si staccava dalla mia faccia? Perché? Questa è stata la sfida più difficile di sempre! Io ho dovuto scegliere il palloncino giusto! Chiudi questa scatola, chiudi questa scatola! Rimettiamo tutti dentro! Dai, chiudi Vinci, chiudi! Sì, immediatamente! Ok, abbiamo chiuso questa scatola, abbiamo chiuso questa scatola! Diavoletti, è stato molto spaventoso! È stato molto spaventoso perché Vinci era Bowser! Adesso tocca a me? Sì. Devo girare la ruota? Vai, tocca a te, gira! Vinci sta girando la ruota? Adesso, diavoletti, cosa uscirà? Disegnare la faccia dello sceriffo? Cosa? Devo disegnare la faccia dello sceriffo? Eh sì, è scritto proprio qui. Ok, ecco, Vinci, prendi questi, sì. Questi e disegna subito la faccia dello sceriffo. Qui ho proprio lo sceriffo. Sì, disegna subito la faccia dello sceriffo, sbrigati! Dobbiamo disegnare la faccia dello sceriffo, che è proprio questa. Dai, Vinci, disegna. Iniziamo. Siamo tutti con te. Ok, Vinci sta disegnando la faccia dello sceriffo. Che ansia. Cosa succederà, diavoletti? Vinci, solo la faccia, sbrigati! Se no lo sceriffo viene qui! Ok, diavoletti? Cosa sta facendo, Vinci? Vinci, attenzione! Ok, sta facendo gli occhi! Vinci, sbrigati! Ok? Aspetta, non distrarmi! No, non ti distraggo! Dai, fai il cappellino! Diavoletti, Vinci sta facendo il cappellino. Ecco il cappellino. Adesso Vinci i denti, vai i denti. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Questa è la faccia dello sceriffo. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo continuare a girare questa ruota. E tocca a me. Diavoletti, dobbiamo girare questa ruota per tutta la giornata. Cosa uscirà? Eh? Cosa? La lumaca ha fame? Piange? La lumaca ha fame? Oh, guarda, Anto Slosselin sta piangendo. Oh, sta piangendo. Ok, Slosselin, hai tantissima fame. Sì, Vinci. Quindi adesso prenderemo una fragola per Slosselin. Esatto. Diavoletti, dobbiamo subito far mangiare Slosselin. Facciamo subito mangiare Slosselin o succede qualcosa di brutto. Potrebbe succedere qualcosa di molto brutto. Quindi, Slosselin, queste sono le tue fragole. Ok, mangia la fragola. Vinci, hai il muso tutto sporco. Ok, Slosselin, adesso hai ancora fame? No, Vinci, è andata via. Slosselin, è andata via. Ok, adesso... Diavoletti, dobbiamo continuare a girare questa ruota? Per tutto il giorno. Ok, adesso cosa uscirà? Cosa uscirà, Vinci? Ci sono tantissime task molto spaventose. Cosa? Vinci si trasforma in Opila Bird? Vinci, sei Opila Bird? Aiuto!